raccontate un po' di notizie che cerco di leggervi. Buona serata a tutti, grazie. E vi dico delle cose che mi hanno detto, che sono notizie che sono arrivate adesso. Tipo, Frattini offre agli extracomunitari fino a 1700 euro per tornare a casa. Troppo poco, il suo capo offre anche 7000 euro per restare. Questa è la prima che dicono. Berlusconi ha dichiarato, tra l'altro, 1700 euro, sembra che sia arrivata anche la nube nucleare dal Giappone. E ogni particella radioattiva, il governo vuole offrire altri 1700 euro per tornare in Giappone, credo che sia questa. Berlusconi ha dichiarato, i migranti sono poveri cristi, e ha ricordato quando anche lui, Berlusconi, tanto tempo fa, era un Cristo povero in Galilea. Poi, e questo è stato lui che ci ha salutato, lo ringraziamo ogni volta se interessa. Berlusconi sostiene che in Italia i migranti cercano libertà, democrazia e benessere, insomma si tratterebbe solo di un malinteso. Il premier ha avuto parole di speranza per i profughi di Lampedusa, ricordando che anche lui una volta era disperato e l'aiutarono i siciliani. Berlusconi vuol chiedere per Lampedusa il Nobel per la pace, in effetti ospitare Baglioni tutte le estati è impressionante. Miracoloso sgombro di Lampedusa promesso da Berlusconi è stato subito interrotto per il maltempo, è il modo che sceglie Dio per pulire i cazzari. Dopo l'arrivo di Berlusconi a Lampedusa tutto è stato risolto, l'isola è stata sgombrata, ad ogni immigrato è stato dato un alloggio, un lavoro e un permesso di soggiorno, lo ha dichiarato un tunisino oggi pomeriggio a Forum. Dopo Lampedusa Berlusconi va in Tunisia, dove sembra abbia messo gli occhi anche su una villa da Mamet. Berlusconi ieri è stato in Tunisia, gli avevano detto che si era liberato un posto da dittatore, poi non se ne è fatto niente perché le due cariche non sono cumulabili. Ordinanza di Maroni, vietate le visite dei parlamentari a Lampedusa, sull'isola ci sono già abbastanza disperati. Poi vi dico delle stupidaggini un po' più vecchie, che sono cose che riguardano anche la politica italiana. A proposito del ruolo di Future Libertà nella coalizione, mi dispiace che sono andati via i compagni di Future Libertà, a proposito del ruolo di Future Libertà nella coalizione, la Russa dichiara al TG3 che in natura non esistono esseri con una terza gamba, parla per te è stato il commento di serata di Rocco Siffredi. All'interno del Partito Democratico Veltroni ha fondato il Movimento Democratico con un obiettivo preciso e immediato, capire perché. Berlusconi bestemmia per sminuire la vicenda, il TG1 nega l'esistenza di Dio. Poi c'ho delle stupidaggini che non so dirvele, se ce le dico. Regione Lazio, lo dico qua, l'altro giorno c'è stato lo sciopero dei tram e dei bus a Roma, ha aderito l'80% dei parenti di Alemanno. Regione Lazio, a proposito, la Polverini con una circolare ha vietato ai dipendenti l'uso di Facebook, i lavoratori per rappresaglia gli hanno tolto l'amicizia, questa è una cagata. No? Santoro è stato sospeso 10 giorni per l'espressione vaffanbicchiere, pensa che culo gli facevano se diceva caraffa, questa è una cazzata che diciamo. Questa non c'entra niente, ridono sempre ma non so perché, non l'ho mai capita, Capezzone colpito al volto da un pugno, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione allo suo sacro, questa è la cosa che non riesco a capire. Nel PD scontro Veltroni-Bersani, difficile stabilire chi aveva torto perché nessuno dei due arrivava da sinistra. Ora Bocchino attende Berlusconi, per una volta non è il contrario, questa non l'ho capita. Vorrei fare un saluto al nostro ministro Bondi che se n'è andato, nessuno se n'è accorto come quando è arrivato tra l'altro. E lui quando è crollata la Domus dei Gladiatori ha dichiarato, il nostro ministro Bondi ha dichiarato, solo il caso ha voluto che in quel momento all'interno non ci fosse nessun gladiatore. Berlusconi dice non mi dimetto, piuttosto vado con una maggiorenne, vaffanculo. Voglio dire una cosa sul Trotta, il figlio di Bossi, perché sapete che è l'unico pesce senza fosforo. Dice, ieri ad Arcore per discutere della crisi Bossi ha portato anche il Trotta, del resto mica poteva lasciarlo solo a casa con il rischio che si ingoiava tutti i gormiti. Per la candidatura a sindaco di Torino, Chiamparino lancia Fassino, praticamente un lancio del giavellotto, questa è la cagata. Questa la dico perché è generale, non è politica. Lui 84 anni, lei 82, spacciavano e consumavano cocaina. Un raro esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese. La Carfagna a giugno si sposa, potrebbe essere l'ultima occasione per vedere Berlusconi in veste di testimone anziché di imputato. Arrestato a Roma il capo del clan Moccia, appena in tempo stava per scrivere un altro libro.
Berlusconi dice: ma quale sesso con delle minorenni? Ha una fidanzata, ci amiamo e la porto tutti i fine settimana a Gardaland. Il racconto di Ruby Rubacuori. Ruby dice: sono stata violentata a 9 anni da mio zio, indagato a Mubarak. L'altra è: Mubarak se ne va, prenderà al suo posto il figlio Pier Mubarak. C'è una cosa sull'Istat seria, che questa è seria, ondata di rincari, te la dico, ondata di rincari, vabbè, questa era ondata di rincari per le materie prime, ad Arcore pensate che c'è chi è arrivato a pagare 7.000 euro per una patata. Abbiamo una cazzata che era questa: Como, un omonimo di Silvio Berlusconi scivola su una lastra di ghiaccio e muore, è la dimostrazione che il voodoo non è ancora una scienza esatta. Poi fate per altra cosa, vado avanti, se no che mi piace la morire. Non una che mi piace, non c'è più. Vi dico questa, vi dico l'ultima che ho finito e basta. Dice: no, l'ultima è l'ultima. Vi dico la cazzata, questa ve la dico, questa è per cazzeggiare così almeno freddo. Allora, questa cosa qua. Sapete che a Berlusconi gli ha tirato qualcosa in testa che non si fa, testa non si tira alle persone anziane, non si fa queste cose, non si fanno, non si fanno, se no sembra che uno cavalca le cose, quindi è contro la violenza, non si fa naturalmente. Però al bar dove siamo noi che siamo dei cazzari per dire battute, a un certo punto succede che abbiamo saputo che Berlusconi è andato dal dentista a farsi mettere a posto questa cosa qua, la dico solamente per battuta, non è politica, solo per dire che il cazzeggio a volte quando dicono una risata è meglio di un'altra cosa. Sappiamo che Berlusconi è andato dal dentista e gli ha detto: ha visto cosa avevano fatto, dottore? D'altronde cosa vuole? Sono quei souvenir che costano talmente poco che te li tirano dietro. Ora, siccome l'ha detta lui, noi al bar non abbiamo trattenuto la cazzata che gli abbiamo detto, 4 battute che le voglio dire, perché dopo che lui ha detto questo ha aperto un po' il vaso di Pandora del cazzeggio, quindi lo ringraziamo. Dopo le battute meravigliose che dice, le barzellette fantastiche, c'è un punto abbiamo detto questa cosa qua. Al bar è successo questo, che dopo che ha tirato l'uomo in testa a Berlusconi, cosa abbiamo detto già da condannare, però tirano l'uomo in testa a Berlusconi e uno al bar ha detto: ulteriore scontro tra Stato e Chiesa, e l'ho trovata fantastica. Un altro ha detto: ecce Duomo, e aveva studiato. Uno ha detto: voleva tanto sto cazzo di ponte, alla fine gliel'hanno fatto, il ponte. E uno, mentre giocava a carte, senza neanche girarsi, ha già sentito e ha detto: meno male che c'aveva i tacchi, sennò gli levavano un occhio, e ha continuato a giocare. State allegri, buona serata e buone cose. State allegri. Ecco.